Grazie della vostra partecipazione. Scusate se leggo, non sono diretto, ma non essendo abituato ai discorsi, anche se ci conosciamo pure tutti, preferisco leggere per non andare in cuore delle emozioni. Colgo l'occasione quindi per ringraziare le istituzioni presenti qui stasera e che interverranno all'Assemblea. Vi presento. Qua vicino a me il dottor Vincenzo Falcone, il direttore Vincenzo Falcone, Italia Ottofrutta Unione Nazionale. Il dottor Francesco Grimaldi, commercialista e coordinatore del progetto. Ancora a seguire il dottor, scusate che non ricordo i nomi, il dottor San Giorgio della Coldiretti, della CIA, della Coldiretti, scusate, poi c'è il presidente Veraldo e la dottoressa Stefana Rocco. Andiamo subito al motivo di questo incontro. Molti di voi hanno partecipato alla riunione che si è tenuta a Minori il 6 novembre del 2015 presso la nostra struttura, dove si è parlato e lanciato la sfida di raggiungere come obiettivo la costituzione di un'organizzazione di produttori. Ecco, dopo anni che se ne parlava e grazie alla determinazione dei presenti di quella sera che si sono dedicati veramente con impegno a questa grande sfida, il 21 dicembre 2016 abbiamo ricevuto il riconoscimento come Appiglio Sierra Grumi da parte del Ministero tramite la Regione Campania. Oppi formato da 103 soci della Costa d'Amalfi, oltre a 7 soci della Regione Calabria, precisamente da Rocca Imperiale, che insieme a noi sono qui stasera presenti ed orgogliosi di far parte di della nostra organizzazione. Mi sento il dovere di ringraziare pubblicamente il direttore Falcone, il dottor Grimaldi e il dottor De Simone, funzionari della Regione Campania, che ci hanno seguito e aiutato in questa avventura, per far sì che questo progetto di aggregazione raggiungesse il proprio obiettivo. Quindi, come quella sera, siamo ancora più convinti che il futuro sia l'aggregazione, per poter stare sempre più vicini alla produzione e per migliorare la qualità, nonché rendere più semplice la gestione dei limoneti, usufruendo di contributi operativi che ogni anno saranno ripartiti dai soci dell'OP Costiera Grumi. Non mi voglio dilungare molto, ringrazio ancora della vostra presenza e lascio la parola al direttore Vincenzo Falcone. Sì, grazie a voi. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia, grazie a Carlo che ha organizzato questo evento. Per chi non mi conosce, sono Vincenzo Falconi, il direttore di Italia Ortofrutta. Italia Ortofrutta è un'unione nazionale dei produttori ortofrutticoli e il nostro ruolo è proprio quello di fare aggregazione dei produttori, di tutelarli, di creare opportunità di sviluppo per le loro aziende, per i loro prodotti e di conseguenza anche per i loro territori, che è la cosa più importante, perché un territorio che sa esprimere sapienza produttiva, valore del prodotto è un territorio che va avanti e in questo momento in Italia ne abbiamo molto molto bisogno. Io penso, oggi Carlo mi ha dato questo ruolo di coordinare un po' questa iniziativa, credo che sia una bella serata oggi, perché veramente noi abbiamo bisogno di queste giornate, di questi eventi, perché come ricordava lui ci siamo visti pochi mesi fa. Abbiamo condiviso questa idea di valorizzazione, l'abbiamo portata a termine, quindi siamo contenti, siamo qui con i produttori che già hanno aderito e con gli altri che aderiranno e quindi credo che questa iniziativa nasce sotto il migliore auspicio. Noi abbiamo in Italia un deficit di aggregazione, nell'oceano ortofrutta è aggregato un po' meno del 50% del valore della produzione commercializzata in Italia, quindi abbiamo grandi cose ancora da fare e il valore dell'aggregazione e della valorizzazione dei prodotti sono obiettivi da perseguire e da portare avanti. Quindi avere oggi l'OP Costiera Grumi che in questo breve lasso di tempo è riuscita ad associare e organizzare 130 produttori per un valore che sfiora i 4 milioni di fatturato è un'impresa importante che va sicuramente migliorata e potenziata grazie anche allo sforzo e agli intenti di tutti voi e di tutti i presenti. Perché questo? Perché la nostra OCM, che è l'Organizzazione Comune del Mercato che sostiene i produttori ortofrutticoli, è un'OCM estremamente virtuosa.
premi a chi si aggrega, premi a chi si unisce per commercializzare, e più si fa fatturato più riusciamo a prendere aiuti e provvidenze pubbliche, che dobbiamo ovviamente utilizzare al meglio, perché noi dobbiamo avere una spesa qualificata che crei sviluppo e faccia un ritorno economico per le aziende associate. Questo è l'esempio del programma operativo che abbiamo organizzato e strutturato insieme al gruppo dirigente dell'OP, che prevede aiuti per questo primo anno di poco inferiori ai 300.000 euro, che è un traguardo importante, ma soprattutto è importante come è strutturata la spesa. Spesa che viene interamente destinata alle aziende agricole, quindi ai produttori. Parliamo della realizzazione di nuovi impianti di limoni con questa bellissima varietà, sposato da Marfi, che avete qui in zona, tutti i sistemi di protezione di questa cultura per migliorarne la qualità, come le reti antigrandine, la potatura verde, che comunque è una tecnica che aumenta la qualità delle produzioni. Abbiamo anche pensato di intervenire dal punto di vista di ridurre i costi, quindi realizzando una mononotaia che dovrebbe agevolare un po' la raccolta in questa zona, che è sì bellissima ma è anche difficile e complicata da gestire, da lavorare per il prodotto. Non abbiamo dimenticato di intervenire sull'assistenza agronomica, che ci garantisce un rispetto dell'ambiente e una qualità delle produzioni. Quindi credo che tutte le attività sono state impostate affinché i produttori trovino la giusta soddisfazione e ci sia quell'unione di intenti che tutti insieme tramite la cooperativa porti a far crescere questo territorio. Ricordo che fanno parte dell'OP anche dei produttori della Calabria, che sono vostri colleghi, anche se è un'altra regione, perché vi unisce la passione per la coltivazione dei limoni, quindi sono due limoni di qualità che fanno sinergia per comuni obiettivi. Io mi fermo qui, passo la parola al dottor Vittorio San Giorgio della Coldiretti di Salerno per un saluto. Tutti i soci della cooperativa, perché è proprio bello venire qui oggi a sancire un percorso assolutamente interessante sotto un paio di aspetti. Il primo è che molti non ci credevano in questa iniziativa, e devo dire, vi devo dare atto che invece avete fatto un piccolo miracolo. Un piccolo miracolo, perché riflettevo fra me mentre arrivavo qui che nei manuali della cooperazione, di fatto, quando si inizia a studiare, il modello di riferimento è quello di Melinda, dove produttori con superfici limitate di mele hanno messo su una holding che oggi fattura un bel po' di soldini ed è un modello a livello internazionale. Però io riflettevo al tempo stesso che secondo me oggi voi avete cominciato a scrivere un pezzo di storia che dovrebbe essere inserito nei manuali della cooperazione, perché siete riusciti in un'operazione che, oltre alla capacità di aggregazione del prodotto, mettere insieme 130 produttori non è semplice. C'è un pezzo del turismo dell'Italia che vi deve dire grazie, perché avete costruito i presupposti di una costiera amalfitana, io direi 2.0. Perché da qualche anno a questa parte che io rivedo un recupero dei terrazzamenti, ed è forse da quando avete iniziato un processo di valorizzazione, di messa in trasparenza e soprattutto di messa in conoscenza di una serie di soggetti che non esistevano. Se oggi avete la capacità e la possibilità di poter recuperare risorse di carattere comunitario, è perché esistete. Se non avesse creato le condizioni di creare un soggetto che esistesse, potevamo continuare a piangerci addosso e dire che in Costiera Amalfitana non potevano arrivare risorse comunitarie per recuperare tutto il processo della produzione, in quanto c'erano i limoni ma non c'erano i produttori. Quindi io vi devo dire che Coldiretti stasera, al di là della comunanza di un colore straordinario, questo del giallo del limone, della nostra bandiera, vi dice grazie, perché insieme a voi vuole costruire questo ragionamento e questo percorso di recupero di una bellissima terra come la Costiera Amalfitana. E voglio aggiungere, e chiudo salutando anche Franco che ci ha appena raggiunto,
che noi ci siamo attivati subitissimo per farvi riconoscere un nonostante tutto, e sono anche abbastanza realista su questo. Sapete tutto che cosa è successo e cosa sta succedendo all'Italia in questi giorni a Centro Italia. L'Abruzzo che è andato sotto la neve, il terremoto, grandi problemi, e quindi abbiamo dirottato la grande attenzione su quello, però la Regione Campania, tutti quanti insieme ci siamo già impegnati per fare in modo che comunque chi in agricoltura, nella Regione, e soprattutto io in Costiera Amalfitana, visto che siete in una fase anche di produzione importante, ci fossero create le condizioni per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. La Regione ha già deliberato, ci sono qui stasera i nostri tecnici per fare in modo che dovete fare istanza per fare in modo che anche il Ministero possa riconoscerlo. Quindi io vi voglio semplicemente salutare e ringraziarvi, Carlo, perché stasera secondo me state scrivendo una bellissima pagina che non devono dire grazie solo agli agricoltori, ma il futuro di una bellissima terra che forse è la più bella che l'Italia vanta. Grazie. Allora, grazie al dottor San Giorgio. Quindi aggregazione, turismo e territorio sono un po' le parole chiave di questa iniziativa e di questo P. Adesso la parola al dottor Pecoraro della CEA di Salerno. No, non c'è. Allora passiamo allora. Vice sindaco di Tramonti, la tuta che rappresenta il dottor Luigi Manzi. Buonasera a tutti. Ho ricevuto all'ultimo questo avviso di venire qua da parte del presidente della comunità montana, che per motivi di salute non è potuto essere presente, ma ci teneva ad essere presente. È chiaro che io sono Mimmo Amatiuto, sono il vice sindaco di Tramonti e in qual modo interessato a questo problema. Quindi innanzitutto a dire grazie per questa manifestazione, ma grazie soprattutto a tutti coloro che siedono dall'altra parte, che sono il vero motore di questa iniziativa. Soprattutto sono coloro che devono gestire, che curano quelle zone che devono essere curate per non allegare dei danni a valle. Io, oltre a questi saluti, posso dire qualcosa di tecnico per quanto riguarda la situazione. Io, per motivi professionali, opero in una zona dove sono già da tempo attivo in questa associazione di produttori, evidentemente in un campo diverso. Io parlo dell'agro nocerino sannese, dove là si parla dell'oro rosso, noi qua si parla dell'oro giallo, là si parla di pomodoro, qua si parla di limoni. Noi chiaramente c'è una debita differenza e il limone lo può fare effettivamente. Io mi fermerei qua con l'augurio che questa serata sia soprattutto l'inizio ed una partenza spinta di questa iniziativa, con l'invito a tutti ad aderire in quanto l'unione fa la forza, così come si è sempre voluto dire. Io vi ringrazio, vi riporto ancora i saluti sia da parte di tutta dell'intera comunità montana, dell'amministrazione che rappresenta, ma in realtà di tutte le amministrazioni del territorio, vedo Chiara Gambardella, l'assessore del comune di Maioni in prima fila. Noi per tutto quello che potremmo fare stiamo qua, chiedeteci, per quello che potremmo fare faremo. Grazie. E uno poi sul quello spinoso, siamo in assemblea dei soci, quindi faccio un attimo da segretario, un'assemblea aperta perché abbiamo preso dei film giù. Io inviterei tutti quanti i soci, ci sono due adempimenti da fare, li farei così velocemente. Noi dobbiamo approvare il piano operativo pluriennale e la rettifica dello stesso e la normalità successiva al 2017, questa qua. Per cui, avendo i dati in azienda, avendolo indicato ai soci, eccetera, io formalmente chiederei per alzata di mano ai soci presenti di votarlo con alzata di mano. Quindi i soci che lo approvano, per favore, i soci della Copareo, alzassero la mano. Ok. Però questo. Grazie. Quindi, fatta la formalità, poi parliamo invece del piano. Innanzitutto voglio ringraziare io Carlo, ma voglio ringraziare Vincenzo Falcone, ma mi fa piacere farlo questo. Sì, effettivamente il condizionamento forse non è eccezionale. Prima ancora di parlare del piano operativo presentato e del discorso fatto sul riconoscimento dell'OP, mi faceva piacere, anche approfittando della presenza del consigliere del presidente De Luca Alfieri,
per dire allo stesso che noi abbiamo avuto una collaborazione dai funzionari della Regione Campania, eccezionale. Cioè noi difficilmente, io ho fatto l'amministratore pubblico diversi anni, difficilmente si riesce ad individuare e a trovare dipendenti pubblici che stanno al fianco all'impresa, danno una mano all'impresa, per cui voglio dire un merito a loro, un merito all'assessorato e quindi a te rispetto a questa cosa, ma era giusto, come dire, come fatto di riconoscimento. Il genere siamo abituati a dire quando la cosa pubblica non funziona, quando invece come in questo caso ha funzionato e benissimo, e grazie a loro credo, noi abbiamo dato un piccolo contributo, ma credo che loro ci hanno dato una mano forte affinché in condizioni difficili riuscissimo a portare in porto questo adempimento. E quindi sì, il dottor De Simone in particolare, sì, ma tutto l'ufficio, io ho voluto estendere a tutto l'ufficio, perché il dottore De Simone presiede egregiamente. Dicevo rispetto a questo, perché quando ci siamo visti qualche mese fa c'era uno scetticismo forte rispetto sia alla possibilità di costituire una cooperativa e sia poi al riconoscimento della stessa, perché dicevano che era impossibile farla, era impossibile raggiungere il risultato. Invece devo dire che sotto la guida di Carlo Deniso, che ne è presidente, è riuscito a coinvolgere, e saluto perché sono presenti gli amici calabresi, quelli di Rocca Imperiale, che hanno partecipato all'AOP e anche grazie a loro abbiamo raggiunto il parametro minimo, perché abbiamo bisogno di un parametro minimo di volume d'affari affinché la stessa venga riconosciuta. E insieme a loro, insieme a Carlo, abbiamo lavorato rispetto a questa approvazione. Prima ancora di parlare del piano, mi faceva piacere evidenziare un'altra cosa: come funziona un piano operativo. Cioè noi abbiamo avuto il riconoscimento del piano operativo per quest'anno e per i 4 anni successivi, cioè il piano è quinquennale. Noi riceviamo una contribuzione rispetto al volume d'affari, cioè man mano che aumenta il volume d'affari della cooperativa aumenta la contribuzione che la OP riceve sul piano operativo. Che voglio dire, che se adesso un poco tutti quanti ci diamo una mano, perché all'inizio c'è stato molto scetticismo e ci iniziamo a credere di più all'interno, cercando di la cooperativa da un lato fare promozione e quindi migliorare sempre di più un prodotto e un mercato, non so se è ancora possibile, ma continuare a farlo, dall'altro lato avere il prodotto sempre maggiore, aumentare il volume d'affari, cioè diventa un trend positivo e che man mano si incrementa e possiamo beneficiarne tutti quanti. Abbiamo questo piano operativo, così come diceva il direttore Falcone, a 3-4 argomenti in maniera specifica. Noi abbiamo deciso, il Consiglio di Amministrazione ha proposto ai soci di utilizzare un criterio di rotazione nella scelta dei soci che beneficiano degli investimenti, nel senso che ci sono delle esigenze, abbiamo chiesto a più soci, chi teneva le esigenze della rete, chi della potatura, chi delle monorotaie, perché non tutti hanno le autorizzazioni e quant'altro, quindi in base a questo criterio abbiamo indicato e quindi iniziamo a fare le forniture di rete, di monorotaio e di altre cose. È chiaro che all'aumentare del volume d'affari della cooperativa e quindi all'aumentare anche del contributo avremo più opportunità per poter continuare in questo ciclo virtuoso, per cui è chiaro che chi viene finanziato quest'anno non sarà finanziato nei prossimi anni, perché evidentemente utilizzerà pure tra virgolette quella che può essere la quota di un altro socio, e quindi in questo senso noi gireremo, utilizziamo questo tipo di criterio. Quindi l'assistenza sicuramente agronomica per la lotta integrata che faremo, e quindi con l'agronomo della OP daremo una mano a tutti quanti i contadini, i soci, a poter produrre, sia migliorare le tecniche culturali, quindi per aumentare la produzione laddove è possibile, e sia anche per i quaderni di campagna, per essere assistiti rispetto a un lavoro, rispetto a un costo che già i contadini devono sostenere e che potremmo, come dire, in questo caso spesare, perché se lo potrebbe sostenere la OP. Un altro intervento, così come diceva il dottore Falcone, ma stiamo individuando la possibilità, un costo aggiuntivo rispetto alla produzione dei limoni della costiera è sicuramente il trasporto, cioè trasportare i limoni da, io una volta ci sono andato perché ho accompagnato un amico, mi ha fatto visitare un'azienda e mi sono stirato il muscolo, per cui mi rendo conto che voi che ci lavorate diventa proprio difficile salire e scendere con dei pesi incredibili, e quindi laddove è possibile
con la monorotaia e teleferica, vediamo pure. E da dove è possibile fare questi interventi? Stiamo cercando di programmare, uno l'abbiamo già programmato per quest'anno, stiamo cercando già di, sul programma 2017, sul programma 2018, in questo senso io invito i soci anche a questo punto ad avanzare le richieste pure per gli anni che vengono, così noi possiamo programmare l'intervento che dobbiamo fare man mano verificando le esigenze. Cioè quest'anno il piano l'abbiamo scritto noi conoscendo più o meno quelle che erano le esigenze vostre. Invito a tutti quanti voi e in sede a farci avere quelle che sono le esigenze, non tanto per quest'anno che è passato, ma per gli anni che verranno, perché sostanzialmente noi potremo programmare una serie di interventi rispetto a quelle che sono le esigenze dei soci. La rete, le piante, l'altro intervento per la fornitura di piante, perché cioè, noi abbiamo cercato di, come dire, alleggerire un attimo il costo delle imprese. I piani di irrigazione anche qua per fare una misura pure ambientale che vedesse la possibilità di consumare meno acqua possibile e quindi utilizzare gli impianti di gocciolatori, per cui andiamo anche a controllare la fertilizzazione e l'irrigazione delle piante. Questo per grandi linee il piano. Io non entrerei nel dettaglio perché siamo qua, credo che in sede invece ci possiamo organizzare laddove vogliamo, una volta facciamo degli appuntamenti quando c'è bisogno e possiamo praticamente fare lì. La OP si è posto anche un obiettivo, quello di, tra virgolette, chiedere una modifica anche alle norme che regolano questa materia. Per esempio Carlo ci spiegava della piegatura che fate con la tecnica culturale vostra della costiera, che non è prevista per esempio nel disciplinare, faremo istanza per poterla inserire. Cioè, questo è l'inizio, questo è il messaggio che vorrei passare a tutti quanti, questo è l'inizio. Sicuramente è migliorabile questo inizio ed è anche in maniera automatica migliorabile, perché già quest'anno credo che raddoppieremo il volume d'affari dell'anno precedente, per cui già il piano sarà, poiché va insieme al volume d'affari, sarà doppio, almeno doppio rispetto agli anni passati. Per cui diciamo, il lavoro è in progressione, voi ci potete dare una mano e noi possiamo darvi una mano. Io quella diffidenza che c'era all'inizio, stasera entrando nella sala, effettivamente poi non l'ho vista più perché il risultato, diciamo, è venuto. Adesso dobbiamo collaborare, ecco l'impegno di stasera, l'invito di stasera, superate le formalità, presentiamo il progetto, però è collaborare e a tutti quanti la comprensione precisa dell'investimento, cioè chi arriva prima rispetto a un investimento magari aspetterà dopo il suo turno, quindi diciamo tutti i soci beneficeranno dell'assistenza dell'OPI. Questo è quello che volevo, come dire, trasmettere e assicurare a tutti quanti. Poi magari in sede ci vediamo, ci programmiamo le cose, discutiamo degli aspetti. Quest'anno, così come diceva il dottore Falconi, il fondo di esercizio è 286.407,87 centesimi, è quello riconosciuto quest'anno sul nostro piano operativo. Credo che dai conti che portiamo l'anno prossimo arriveremo circa a 600.000 euro di fondo di esercizio, per cui se intanto credo che ormai dovrebbe consentirci questa cosa. Io mi fermerei qua, poi se ci sono domande, chiaramente siamo in assemblea, se ci sono domande siamo qui. Concludo con il ringraziamento veramente del dottore De Simone e tutti quanti che hanno collaborato rispetto a questa iniziativa. L'OP non è una cosa esterna, avulsa, siete voi. Quindi più riusciamo ad aggregarci, a fare fatturato e più arrivano gli aiuti e le provvidenze che dobbiamo utilizzare al meglio. L'altro concetto che noi utilizziamo gli aiuti pubblici per fare sempre più reddito dal mercato, perché questo è lo scopo dell'OP. Noi non vogliamo prendere soldi a pioggia, ma vogliamo gestirli bene affinché il mercato apprezzi sempre di più e meglio il nostro prodotto. E su questo chiediamo l'intervento di Angelo Amato, presidente del consorzio Limone Costa d'Amalfi IGP. Ora avete anche uno strumento operativo, insomma l'OP è uno strumento economico. Come pensate di fare meglio quello che fate? Buonasera a tutti, scusate l'emozione perché è una platea che merita di... per la nostra costiera stasera, una platea eccezionale.
voglio portare il saluto, prima di tutto saluto il consigliere Alfieri che diciamo ci ha aiutato durante il cammino di questa, di questo lavoro, poi porto il saluto del sottosegretario Castiglione, il quale doveva essere con noi stasera ma per altri motivi, fatto del terremoto e cose, non è potuto essere presente qui. Comunque porta i saluti e ci ha dato una promessa che sarà presente a breve, probabilmente nell'assemblea dei soci del consorzio. Quindi niente. Per quanto riguarda l'OP è una soddisfazione pure da parte del consorzio, perché noi dal 2002, quando abbiamo avuto il riconoscimento dell'IGP, abbiamo iniziato a lavorare di avere un'aggregazione che portava tutte le aziende, essendo un territorio da tutte piccole aziende, micro aziende, mettesse queste aziende insieme per poter creare una forza sia sul mercato e sia sul territorio. Grazie a Carlo De Riso, che è una delle prime persone che ha creduto sia nel consorzio che nell'OP, oggi possiamo dire che siamo finalmente partiti e niente, dobbiamo andare avanti, perché oggi con le nostre, i nostri politici e con la comunità europea si è capito che per poter avere finanziamenti le piccole aziende non sono più, non possono accedere da sole, c'è bisogno di fare associazionismo. L'associazionismo nel mondo agricolo come si fa? Con le OP. Con le OP, mettendoci insieme, creando reddito, e come i tecnici hanno già spiegato, si riesce a portare un discorso economico che poi ricadrà sul territorio, siccome sia nell'infrastruttura aziendale e sia sul reddito delle aziende. Niente, quindi massima soddisfazione, andiamo avanti e crediamoci.